Ciao, oggi vi faccio vedere come si fa il decappato bianco sul legno. In questo caso userò legno di abete perché vi consiglio di fare il decappato, l'effetto decappato, vi consiglio di usare sempre legno che abbia una venatura evidente. Si potrebbe usare anche il frassino oppure altri tipi di legno che preferite, basta che abbia la venatura e possibilmente se usate vernici all'acqua come faccio io è meglio usare un legno che non ha tannino. Vediamo come si fa. Cosa ci serve innanzitutto? Servirà dell'impregnante all'acqua bianco, finitura trasparente all'acqua gelata. Come si procede? Vediamo come si procede e che cosa ci serve. Procuratevi un pezzo di spugna da imbottitura. Con l'aiuto di un taglierino tagliate un pezzo di spugna senza tagliarvi le mani o le dita come ho fatto io poco fa. Oggi vi farò quattro esempi con quattro effetti di decapato diverso. Quindi mi sono andato a fare quattro pezzetti di spugna e adesso taglierò queste due piccole assi di legno in quattro pezzi. Procuratevi dei recipienti abbastanza grandi da poter immergere la vostra spugna, dove andrete a preparare la tinta, cioè l'impregnante, con la colorazione che più preferite, una colorazione sempre ovviamente parliamo di bianco. Guardate che cosa faccio, metto un po' qua, un po' qua e un po' qua e questo lo lascio qua. Con questo tipo di tinta qua che è madre tinta colore ad acqua aggiungiamo una goccia, due gocce, 1, 2, 3 gocce, 1, 2, 3, 4 e qua una goccia sola. Mescoliamo. Dopodiché uno lo faccio senza aggiungere nessun colore. Ecco, adesso si procede così. Prendiamo le superfici da trattare e con una spazzola di queste, in questo caso la mia ha le setole di bronzo, che sono più delicate, andiamo a fare questo procedimento qua. Andiamo a creare gli spazi tra le fibre. Allora, notate come faccio io, sempre nello stesso verso e nel verso della fibra. Perché se la venatura va così e io non devo fare così, devo sempre assecondare il resto della pietra nella venatura. Poi ne faccio due più marcate con queste spazzolature più marcate. E due con le spazzolature meno marcate e dovete fare pressione mentre spazzolate. Bene, allora, primo esempio, mettetevi dei guanti, prendiamo questo colore più abbondante
prendiamo bene la spugna e passiamo. Così. Dopodiché lo facciamo assorbire. Strizziamo la spugna e poi qua sta a noi avere il tocco magico, nel senso che dobbiamo andare a rimuovere così con la spugna asciutta, delicatamente facciamo questo movimento qua. Questo movimento, che più vernice rimane e meno si vede la venatura, quindi io devo fare una passata uniforme, vedete? E alla fine devo riuscire a eliminare la vernice senza lasciare macchie. Così, facciamo un'altra passatina. Uno. E due, ecco, questo è il primo esempio, e lo lascio qua con il suo colore e la spugna la lasciamo qua. Adesso ne farò uno senza nessuna tinta, solo con il bianco. Zuppo bene, faccio assorbire tutto. Vi ricordo, questo è l'impregnante Elephant ad acqua e questa è la tinta pura, bianco, l'impregnante bianco all'acqua. Guardate qua. Ecco, strizziamo la spugna e tiriamo. Adesso bisogna semplicemente lasciare asciugare. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Questi sono asciutti. Ok, quindi prossima cosa da fare, una passatina con leggere, con una carta vetrata di grana sottilissima. Questa è da 2,40 ma è usata, quindi sarà diventata 400. Questo passaggio si fa sempre e comunque quando si usa soprattutto la vernice all'acqua, perché si alza, io dico, il pelo del legno. C'è un po' la fibra piccolissima, si alza. Con questo passaggio qua o con delle pagliette abrasive si abbassa. Volendo, invece di fare solo questo passaggio qua, noi possiamo fare con una carta un po' più aggressiva, in modo tale che venga fuori di più la venatura. Allora, come potete notare, questo sono venuti un bianco molto molto panna, quasi beige. Questo panna,
e questi sono solo con il bianco. Ok, allora ora facciamo un altro contenitore con un po' d'acqua. Prendiamo della tinta, sempre di quelle di prima, all'acqua nera questa volta, e ne buttiamo una goccia, me ne sono cadute due, nell'acqua e otteniamo questo colore qua. Mescoliamo bene. Allora, prendiamo questo, lo zuppiamo. Spremiamo bene la spugnetta. E si ottiene questo effetto qua, che è diverso rispetto a questo o rispetto a questo. Poi potete fare esperimenti con tutti i colori che volete. Oppure quest'altro tipo di effetto qua, che è ancora più importante. Addirittura facendo così, lavorandola ancora di più, prendendo ancora un po' di bianco, facendo un'altra passatina con il bianco e tirandolo. Bene. Ecco, il bianco, e ripassiamo quella di prima che avevamo trattato con il nero. Bene, io ho spremuto una spugna. Bene, quindi si va ad ottenere quest'altra tonalità qua. Facciamo asciugare, questi li ho lasciati come prima. Quante tonalità che si possono ottenere semplicemente usando l'impregnante bianco. Allora, eccoci qua. Oggi mi avete visto usare l'impregnante bianco, una spugna, dei contenitori, i guanti e una spazzola di acciaio, un tamponcino di carta abrasiva, insomma, è una carta abrasiva consumata, e poi soprattutto ci vuole un pochino di fantasia. Però l'importante è avere questo prodotto, impregnante all'acqua bianco. Io vi consiglio di acquistare questo della Elephant, perché sono prodotti ottimi, hanno una resa ottima, si può fare da un minimo di 50 grammi a metro quadro a un massimo di 80 grammi a metro quadro, dipende dal tipo di legno, da quanto assorbe, se lo diluite, che tonalità volete ottenere. Comunque avete visto, io con un goccino e me ne è rimasto parecchio, sono riuscito a fare tutto il trattamento che dovevo fare. Come ottenere un effetto decapato bianco sul legno, in questo caso di abete o di pino,
Sicuramente non si può ottenere su legni come rovere o castagno perché questi sono prodotti all'acqua e non vanno mai usati sui legni che contengono tannino. Questo è uno dei risultati, questo è quello che ho trattato in due fasi diverse, aggiungendo anche la tinta nera. Questo invece è quello più pieno di tinta ocra. Questa, quella che mi avete visto preparare prima, con 4 gocce, 2 gocce, 1 goccia, ma se è diminuita ancora rispetto alle quantità di impregnanti che volete preparare, cambia la tonalità. E poi abbiamo fatto questo che è solo con il bianco. Aspetto un pochettino che si asciugano e poi gli faccio due mani di finitura all'acqua trasparente e cerato. Ok, sono asciutti, quindi adesso passo a dare la prima mano di finitura trasparente. Guardate com'è cremosa. Guardate com'è cremosa. E si sente proprio che c'è la cera dentro. Qualche informazione riguardo all'impregnante elefante. In generale, l'impregnante, come sapete, si può dare questo impregnante direttamente sul legno e come unico trattamento. Questo è consigliato per l'esterno, per perlinature, gazebo, mobili da esterno. Tavoli, sedie, tutto quello che può stare all'esterno, resiste ai raggi del sole, alle intemperie, però bisogna stare un pochino attenti perché magari se lo mettiamo in un posto dove le temperature scendono parecchio sotto lo zero, ci cioè sono gelature, diciamo che un po' ne risente. Io ho messo la finitura trasparente cerata. Per due motivi, uno per avere maggiore protezione sul manufatto che vado a fare, e due perché mi dà una estetica migliore e mi va a creare, diciamo, una patina sopra al legno ancora diversa, diciamo, c'è una finitura opaca che mi piace, per dire la verità, mi piace di più. Infatti si vanno ad evidenziare di più le venature. Ok, ho dato la seconda mano e si sono asciugate. Adesso ho deciso di fare così. Do una passata con questo tampone qua. Poi con la carta vetrata. Proprio fine fine. Dopodiché do un'altra passatina di finitura, l'ultima, con un pennello morbido. Signori, mentre si passa questa finitura, vi posso dire che si sente l'odore della cera d'acqua. Non so com'è, ma si sente l'odore della cera. Sapete
farà un... Adesso ho finito. Lasciamo asciugare fino a domani.